Ciao, eccomi con un nuovo video. Questo, come avete visto dal titolo, è il video dei prodotti terminati. Ho il mio sacchettino che sembra anche piccolo, però è zeppo, non potevo più aspettare e quindi vi voglio far vedere quello che ho finito negli ultimi 2 mesetti. Allora, veniamo da due doccia schiuma. Dunque, uno è questo di Lavera. Questo qui è la linea, quella Basis Sensitive 2 in 1 doccia e pelle e capelli. Allora, io questo l'ho utilizzato per la piscina, era inodore completamente, inodore. Il prodotto di per sé non era poi così malaccio, seccava un po', cioè è un po' aggressivo come prodotto. Questo sì, appunto, si presenta come quello per tutta la famiglia, ma secondo me è aggressivo anche per la pelle dei bambini. Che cosa ha di difetto? È densissimo, è un gel veramente troppo 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 denso, tant'è che ho dovuto veramente già da quando ero a questo livello dovevo spremere tanto il flacone per poter far uscire il prodotto. Secondo me era troppo denso, questo non lo vado a ricomprare. Mentre mi è piaciuto tantissimo invece questo della Veleda, questo è quello alle Notera. E notera, non so dove stia l'accento, e qui è una doccia cremosa, rivitalizza e rivela il vostro fascino. Questa mi è piaciuta tantissimo, era veramente una crema bianca, quasi come un balsamo da mettere sotto la doccia, lasciava la pelle morbidissima, quindi la lasciava veramente idratata e morbida. La profumazione è una profumazione molto naturale, quasi tipica dei profumi, di Veleda, quindi molto delicata, ecco, però aveva questa nota un po' più frizzante, non vi so dire se poi Enotera o Enotera abbia questo profumo. Comunque, mi è piaciuta tanto. Anche questa l'ho utilizzata poi per la piscina e devo dire che questa invece, se dovessi ritrovarla magari ad un prezzo buono, la potrei anche ricomprare. Poi, terminato un balsamo per il corpo di Clarins. Allora, questa è una delle uniche, penso, degli unici prodotti con siliconi che ho utilizzato negli ultimi 4-5 anni, probabilmente. L'avevo trovato dentro il calendario dell'avvento di quest'anno. È una confezione da 100 ml, quindi l'ho potuto utilizzare per un bel po', perché a me le creme poi durano un'esagerazione. Allora, il profumo è fantastico perché sono quei profumi proprio tipici di crema di alta profumeria che sono splendidi. La consistenza era molto, cioè non era troppo liscia, non era troppo pastosa, era proprio un balsamo che si estendeva facilmente e quindi era una bella cosa spalmarselo. Qui c'è scritto il burro di karité, speciale per pelli secche. In realtà, ragazzi, questo idrata veramente poco, cioè voi lo mettete e vi accorgete subito che al secondo posto c'è la paraffina. Quindi io non lo so come facciano ancora creme di alta profumeria a costare anche 30 € dei balsami per il corpo e al secondo posto mettermi la paraffina, cioè non è assolutamente pensabile. La paraffina vi crea questa barriera che non fa penetrare niente di quello che poi mettete dopo. I principi attivi non so come facciano ad entrare. Il burro di karité è praticamente, c'è il silicone, prima c'è il dimeticone, prima di avere di nuovo un altro silicone, e poi c'è il burro di karité. Cioè, il burro di karité è a metà quasi degli ingredienti. Non è assolutamente, cioè l'ho utilizzata così, ma niente. Poi, oh, finita finalmente questa emulsione detergente di Alterra. Questa era una che utilizzavo per struccarmi. Io non, se non sono truccata non utilizzo latte detergente, lo utilizzo solo quando sono truccata. Lo tiro via con un pannetto in modo che mi tiri via appunto i residui di fondotinta e quel po' di altra terra che posso aver messo. Questo era uno molto leggero, l'avevo comprato da Rossmann in Germania, quindi bisogna andare solo in Germania per comprarlo eventualmente. Era molto leggero, era a base di aloe. Il profumo classico di prodotti naturali. Al secondo posto aveva l'alcol. Non mi è piaciuto particolarmente, basso costo, così insomma, per fortuna l'ho finito.
Poi ho finito, no, non ho finito, ma devo buttare via, non so, lo darò a mia sorella, proverò a darlo a lei a questo punto, mi dispiace poi buttarlo via, lo darò a lei, vediamo se lo vuole utilizzare lei. Questo è il balsamo al lampone artico di Natura Siberica. Allora, questo ragazzi è come non mettere niente, è abbastanza denso alla fine come prodotto. La profumazione, sì, dai, di fruttini, niente di particolare. Qui addirittura c'era per capelli fortemente danneggiati e capelli colorati. Io questo era, per me questo era un prodotto totalmente inutile per i miei capelli perché non faceva niente. Ne dovevo mettere una quantità industriale, non districava, non nutriva, non idratava, facevo fatica a pettinarmi i capelli, scomodo, lo utilizzavo sotto la doccia, in piscina, niente da fare, questo veramente niente. Poi, tra l'altro, per avere un'azione districante maggiore, ne mettevo una quantità più alta e mi appesantiva anche i capelli, quindi questo niente, lo do a mia sorella, vediamo se lo vuole lei, ma ok. Poi ho finito un burro labbra, sta andando così a casaccio con i prodotti. Finito un burro labbra, questo è di Melvita. Questo è famosissimo perché è quello all'olio di argan. Allora, questo è un lip balm nutriente. Allora, l'ho proprio del tutto finito. Questo burro labbra era anche buono. Il problema era che veramente era molto 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 oleoso, ovviamente a base di burro di olio di argan, non poteva essere altrimenti. Però era veramente troppo, rilasciava l'effetto lucido sulle labbra, che so che a qualcuno non piace, e poi io per utilizzarlo lo dovevo tamponare in questo modo, perché se lo facevo scorrere e le mie labbra sono particolarmente secche, era come mettere, come si può dire, era come mettere acqua su una terra secca, scivola via. Quindi dovevate fare più passate, insomma alla fine io trovavo che lo dovevo tamponare per avere un qualche effetto. Abbastanza buono, di certo, per il prezzo che ha, credo sia intorno ai 7-8 euro. Non lo andrò assolutamente a ricomprare. Ce ne sono tanti altri, ad esempio quelli di Alchemilla, che mi piacciono molto di più. Poi ho terminato, e non ho terminato io, questo bagno doccia di Bolle Bio Camomilla e Malva. Io l'avevo comprato ancora 2 anni fa, questo aroma in un Conad, perché da noi non vendono questa marca, cioè al nord non credo vendano dal Conad Bolle Bio. La profumazione, ragazzi, mi prende lo stomaco, non riesco ad utilizzarlo, non ce la faccio. L'ha utilizzato Francesco, gli è piaciuto, era un prodotto buono, un doccia schiuma normalissimo, costava sui 3-4 euro. Poi ho terminato questa crema per il corpo della Bioepi Fleur de Sel. Allora, questa era una crema, allora, non idratantissima, quindi non troppo nutriente. Vedete, stranamente l'ho anche terminata perché me l'aveva regalata poi mia sorella e mi dispiaceva poi buttarlo via con il prodotto dentro. Allora, questa qui, appunto, vi ripeto, è una crema leggerina da estate, primavera, settembre, non da pieno inverno perché non idrata così a lungo. Lei l'aveva comprato, mia sorella l'aveva comprato al Natura Sì. Secondo me al Natura Sì non hanno uno smercio molto veloce di prodotti, quelli di bellezza. E secondo me con questa storia che ci sono le luci sugli scaffali, i prodotti secondo me vanno male molto prima. Questo non aveva proprio la copertura qui, con la plastica, quindi non poteva essere stato aperto per poi andare a male. Secondo me questo era da millenni che era al Natura Sì e quindi la profumazione si era un po' irrancidita. Quindi io l'ho utilizzato perché alla fine va bene, era una crema idratante, appunto me l'hanno regalato, mi dispiaceva, ma sinceramente la profumazione non c'era. Io mi ricordo che l'avevano usato questo, la profumazione era una tra le mie preferite, tra tutte quelle che avevo provato, e però qui non l'ho ritrovata. Non ho ritrovato la profumazione e vi ripeto, non era neanche piacevole il profumo che rilasciava. Quindi io sconsiglierò a mia sorella di andare a comprare ulteriormente prodotti al Natura Sì, perché secondo me stanno lì millenni sugli scaffali, illuminati a giorno da queste luci al neon e secondo me i prodotti non che scadano, però vanno un po', si alterano, ecco. Allora, poi, il mio amore,
Ho terminato il tonico al burro di karité di Martina Gebhardt. Questo è fenomenale. Questo vi lasciava la pelle dopo la detersione idratata, morbida, vellutata. Non era così immediatamente necessario andare ad idratarla. Dopo sì, ovviamente, però dà veramente quell'idratazione che si può sentire. Altri tonici sono come acqua che vi seccano ancora di più la pelle. Questo assolutamente invece no. Ha un inci pazzesco, semplice ma ricchissimo di estratti proprio veramente buoni. Quindi c'è l'acqua, l'estratto di sambuco, la rosa damascena, il burro di karité, questo è fantastico. Una vaporizzazione sottilissima, finissima, che è quasi appunto una nebulizzazione, andava veramente a rendere le goccioline molto molto compatibili con la pelle, per cui era veramente molto più facile l'assorbimento. Ve lo consiglio, non costa poco. Io ho la versione da 100 ml e penso che venga intorno ai 15, 13, 15 euro, una cosa di questo genere, però super, super promosso. Poi, finite queste due, sì, perché non ho altro di questa cosa. Allora, ho finito questi due. Ah, no, 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 eccola qua. Aspettate, vedo se c'era. Ok, ho finito questi tre prodottini di questa marca che avevo comprato in Francia, si chiama Garancia, penso Garancia perché essendo francese non lo so, comunque. Allora, era un mini kit dove c'erano delle mini taglie con dei prodotti che hanno dei brevetti, cioè là lo vendono tranquillamente nella mia amatissima e sempre sognata parafarmacia, la City Pharm. E là la vendono, che è il tempio delle pazze del beauty lì a Parigi. Allora, vabbè, torniamo a noi. Questa marca la vendono, è una simil naturale, non è del tutto naturale, non ha neanche degli ingredienti da farmacia, quindi insomma, siamo al limite. Questi prodotti hanno tutti dei brevetti. Questo, ad esempio, è il Diabolique Tomate, che ha due brevetti, è una crema in acqua. Vedete, crema d'acqua, attivi idratanti 24 ore, anti-age e pelle sana. Non potevo non comprarla, l'ho comprata quasi, questo kit l'ho comprato quasi esclusivamente per questo. Questa è una cremina color rosso, tipo rosso pomodoro, vedete, che è un po' rosettina. Questa la mettevate e vi dava una leggerissima copertura, cioè uniformava il colorito. Veramente era molto leggera, però dava anche un'idratazione, in effetti non era un prodotto, si vede che non è un prodotto così proprio da buttare via per una cosa da pochi soldi, no, perché in realtà costano anche abbastanza, perché questo mini kit che aveva dentro 5 prodotti, altri due devo ancora incominciarli, comunque costava intorno ai 15-16 euro. Vi ripeto, gli ingredienti sono al limite, però questo mi è piaciuto tantissimo. Vi dava veramente quella prima copertura delle imperfezioni, con questa sua texture leggera. Mi pare che Sanoflore abbia fatto per primo questo tipo di prodotto, che quindi è l'Elisir di Bacche Rosse, che appunto è una cremina rossastra che voi la mettete e appunto vi uniforma il colorito. Quindi quella c'è ancora, questa comunque boh, è la prima volta che la vedo. L'idratazione c'era, mi è piaciuta tantissimo. Non mi è piaciuta invece l'acqua micellare che era dentro il kit, questa è alla mandorla. E la profumazione ovviamente era di mandorla molto chimica, della cocoina praticamente. E questa è un'acqua micellare per pelli sensibili, in realtà mi seccava tanto la pelle e non mi è piaciuta particolarmente. Questo è sempre un altro prodotto dello stesso kit, si chiama Mysterious, crema di notte anti-age, questo addirittura ha 5 brevetti. Questa era veramente un balsamo per la notte, mi è piaciuta tanto, vedete, l'ho completamente finita. La profumazione buona di crema, era piccola, però ne bastava poca e quindi vi dava un'idratazione, un nutrimento. La mattina voi vi alzavate che la pelle era strepitosa, rilassata, nutrita, in profondità, elastica, soda. Ottimo, ottimo prodotto. Non so dove si possa trovare questo. Terminato una mini taglia di Caudalie, questa del Rose de Vigne, una delle mie profumazioni.
non preferite, perché sapeva appunto troppo di rosa, che a me non piace particolarmente, però il gel detergente, il gel doccia, sapete che mi piace tantissimo, lascia la pelle nutrita, morbida, non la secca, sono doccia schiuma fenomenali questi di Caudalie, provateli, non costano poco, ma spesso ci sono i kit in offerta, i pacchetti provami, eccetera. Poi, terminato un siero che appunto ho utilizzato per 2-3 mesetti della Logona, comprato appunto in Germania intorno ai 17-18 euro. Questo appunto era per la Couper Rose alla silidine. Questo era veramente un'acqua. Non so se no, non esce proprio niente. Questo era un'acqua che io mettevo tutti i giorni, mattina e sera, e mi ha aiutato veramente a proteggere i capillari da questo freddo estremo che ha fatto in quest'inverno. Veramente sono rimasta soddisfattissima. Non dava l'idratazione, non era un siero idratante o nutriente, era semplicemente un siero protettivo per i capillari e veramente un prodotto fantastico. Lo mettevo sotto o altri sieri o la crema, non appesantiva la pelle, non faceva strato, non creava problemi se dovevate truccarvi dopo. Questo è un siero ottimo. Poi, finita una mini taglia di cremina mani dell'Occitane, tempo fa erano le mie preferite, in realtà non sono più le mie preferite perché l'idratazione che mi dava era dovuta appunto al silicone che ha all'interno, il profumo è paradisiaco, mi piace tantissimo, però proprio di crema di burro di karité, il classico profumo dell'Occitane, dei prodotti al burro di karité, però appunto sono tutti prodotti che hanno i siliconi dentro, tranne qualche cremina mani, ma questa ce l'ha. Quindi ce l'avevo lì, l'ho utilizzata, eccetera. Poi, al Sana, credo, mi avevano dato ancora 2 anni fa questo gel detergente della Urban Veda. Questo in realtà non si trova qui in Italia, ma si trova in Inghilterra perché è un prodotto inglese. Mi avevano dato questo e la crema da giorno che ho il terrore ad utilizzare perché questo è al sandalo. Al legno di sandalo e botanic, questo aveva dentro palma rosa, ylang ylang, geranio, salvia, rosmarino per pelli. Allora, ragazzi, il profumo di questo non lo potevo più tollerare, sapeva proprio di ylang ylang, ma veramente troppo profumo, tant'è che vi rimaneva veramente sulla pelle anche dopo che voi avevate messo altre creme, voi sentivate ancora questo profumo sotto, non lo potevo più tollerare, mi è durato tantissimo perché ne bastava poco 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 perché faceva una schiuma immonda. Io so che si trova in qualche centro commerciale appunto a Londra, non me ne parlo più perché tanto non si trova tanto in giro. Ho terminato invece una crema che mi è piaciuta tantissimo, questa tanto tanto tanto, questa è di Tiama, la crema viso anti-age all'iris. Allora, io le creme che sono in tubetto così, non so perché non ci do tanto credito, mi sembrano sempre le cremine, quelle un po' così da supermercato, così in velocità, da non spendere tanti soldi, eccetera. Invece, ragazze, questa è fantastica. Questa vi idratava la pelle, ve la lasciava comunque leggera, vi lasciava la pelle rimpolpata, era un'idratazione che si sentiva a lungo. Un prodotto che mi ha veramente stupito, stupito, mi ha salvato la pelle in questo periodo in cui faceva molto freddo. Ho veramente adorato questa crema, l'ho aperta per terminarla, cosa stranissima, rarissima, l'ho veramente utilizzata con molto molto piacere. Vendono, è un marchio recente, lo vendono su ormai siti online biologici, hanno un prezzo basso perché c'è anche il burro corpo, c'è il doccia schiuma, c'è la crema così, c'è la crema invece per pelli, mi pare più giovani, non mi ricordo se c'è anche quella. Comunque io ve la consiglio perché per chi ha la pelle esigente, questa è ottima. Adesso so che Tiama sta facendo una nuova linea ad un altro estratto, penso estratto che non è limone ma una cosa simile, perché forse sarà bergamotto, non lo so, una cosa simile, perché la figura che mettono su Instagram è una fetta di un agrume. Non vedo l'ora di vedere che cos'è perché ho voglia di provarlo. L'iris io non lo sento. Quindi anche per chi ha paura magari io non amo particolarmente l'iris, ma l'iris qui dentro non è che si senta come proprio profumo del fiore, quindi veramente fantastica questa crema. Aiuto, quante cose ho ancora qua.
Allora, vado velocissima. Crema viso Francia, linea Ebe, non mi è piaciuta, era troppo leggera, scivolosa, era come mettere acqua. Se sotto non mettevo un siero, era praticamente inesistente la sua consistenza. Mi era stata regalata in un calendario dell'avvento, probabilmente era proprio la linea che non era per me, questa era per pelli miste, ma barra normali, forse utilizzata quando faceva troppo freddo, quindi non mi è piaciuta proprio per niente. Terminata anche quest'acqua micellare B&B, questa so che la vendono da Sanareva perché vende sanareva.it alcuni prodotti appunto francesi, perché questa io l'ho comprata in Francia, sempre nella famosissima farmacia. Questa era acqua micellare occhi e viso all'acqua di camomilla e di lavanda. Il profumo è un profumo erboso. Devo dire che però mi seccava parecchio, parecchio la pelle. Finita la crema quella la famosissimissimissima crema purificante per il viso di Dottor Hauschka. Questa è una crema che si ama e si odia allo stesso tempo. Ha i microgranuli, va tamponata, quindi dovete inumidirvi la pelle con acqua calda, prendere la crema, tamponarvela proprio così, quindi non fare lo scrub, perché sentite i microgranuli, vi viene da farvi lo scrub. Questa invece dovete tamponarvela in questo modo. Io poi la scrubavo comunque un po', andavo a tirarla via con un pannetto di cotone perché lo utilizzavo proprio come detergente anche. Mi lasciava la pelle veramente molto 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 morbida, molto idratata, luminosa. Da un punto di vista lì non ha nulla a cui vedere. È molto scomodo il suo utilizzo, secondo me era scomodissimo e vi lasciava anche quando andate a sciacquarvi, vi lasciava i granelli all'interno dell'occhio, quindi non la ricomprerò per questo motivo. Terminato il burro labbra, il Nutrilabbra dell'erborario ai quattro burri, anche questo molto burroso, ovviamente molto untuoso, ha tantissimi burri all'interno che si sciolgono sulle vostre labbra. Mi aspettavo peggio, perché in realtà alla fine mi è anche piaciuto. La sua funzione la fa, però io continuo a preferire burri che non abbiano tanti oli all'interno, ma che contengano più sostanze che vadano a nutrire e idratare la pelle. Non so perché, comunque. Ecco. Poi la lozione tonica di Clarins, non la vedrete mai così. Comunque, la lozione tonica di Clarins, questa è con la camomilla, senza alcol, pelli normali o secche. Profumazione ottima, 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 sembra di fiori d'arancio. In realtà non c'entra niente la camomilla, non la sento io. Inci pessimo, non la comprerò assolutamente. Deodorante di Alverde Men Sensitive, questo è appunto deodorante per uomo. Profumazione buona, l'ha utilizzato Francesco. Diciamo che insomma, sì, vabbè, dai, Fresh Nature, beh, non è male. Adesso appunto che l'EDM sta aprendo, allora invece. Pessimi, 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 pessimi. Io con gli shampoo del DM non mi trovo niente bene. Questa combo shampoo e balsamo, il balsamo inutilizzabile, nel senso che non mi stricava niente, non aveva profumo. Va bene che era per pelli, per cuoio e capelli sensibili, però ragazzi, non faceva niente. Questo seccava tantissimo la pelle, seccava tantissimo i capelli. Questo non li districava, quindi la combo insieme non mi è piaciuta assolutamente. Finita questa crema di Skin & Co, questa invece mi è piaciuta al tartufo nero umbro. Adesso appunto è rivenduta anche in qualche sito italiano di prodotti appunto biologici o comunque, perché prima veniva venduta solo su QVC, adesso l'ho vista che su QVC non la vendono più, però la vendono in qualche sito. Questa, anche questa però purtroppo ha all'interno dei siliconi, però devo dire che la sua funzione la faceva, idratava le mani, rilasciava un buon profumino. Io continuo a dire che le creme mani non devono avere troppo profumo, però questo era buono, era dolcino, un po' vanigliato, quindi mi è piaciuta alla fine, mi è piaciuto molto. Terminato questo Overnight Coffee Serum per ciglia. Questo era, l'ho comprato appunto dell'Alverde, quindi si trova al DM, è fatto così, sarebbe una cura per le ciglia. Sinceramente questo però a me non ha dato nessunissimo risultato, anche perché la cura per le ciglia non può essere fatta sulla ciglia, ma deve essere fatta dove cresce la ciglia. E
E quindi questo non mi dava assolutamente nessun risultato, sono ritornata al mio vecchio amore, siero della Alterra, che invece io trovo da Rossmann, quello sì che invece mi fa l'effetto. Terminata questa schiuma di Bio Vegan Skin Food, questa è Alte Verde, questa è per peli sensibili, però ragazze sinceramente questa spuma, la profumazione sì, ok, fresca, quasi agrumata direi. Questa spuma però, se in realtà sì, vi dava una leggera detergenza, allo stesso tempo vi seccava tantissimo la pelle. Allora, voi direte, ma forse sei tu, Daniela, che hai la pelle particolarmente secca. È vero, sì, sicuramente sono io con la pelle particolarmente secca, ma se mi vado a seccare ulteriormente la mia pelle con prodotti che me la seccano ancora di più, è logico che poi l'effetto sia devastante. Quindi, soprattutto ragazzi, in questo periodo io devo spalmarmi e inondarmi di creme perché, e sì che bevo, sono un po' più brava perché sto bevendo di più. Questa però, per il costo che ha poi, perché questa sono 10 euro per 100 millilitri, 10 euro per 100 millilitri di spuma non ne vale assolutamente la pena per quanto mi riguarda. Poi, terminato, deodorante della Balea Sensitive. Questo ragazzi è un deodorantino alleggerino. Per chi non ha problemi di sudorazione, per chi è tranquillo, per chi fa un lavoro tranquillo, perché per chi fa un lavoro potente, forte, non va assolutamente bene. La profumazione era buona, talcata, appunto di profumazione da bambino, però insomma niente di particolarmente esaltante. Questa non è biologico, però è senza alcol e senza sale d'alluminio. Poi, invece ho terminato un balsamo labbra che mi ha regalato mia suocera, che viene fatto in un maso in montagna verso Dobbiaco, al Maso delle Erbe. Questo ragazzo invece è un burro cacao che mi è piaciuto tantissimo, perché questo non aveva solamente burri e oli all'interno, ma aveva anche altre sostanze funzionali e devo dire che mi è piaciuto tanto, mi idratava e mi teneva le labbra idratate anche a lungo, tanto quanto questo della Veleda, che si chiama Everon, della linea Everon. Questo è stato veramente il top. Lo tenevo per quando appunto andavo via, non era particolarmente untuoso, perché ragazzi questo si finisce nel giro di, per chi lo mette su spesso, nel giro di 2 settimane è finito questo burro cacao dell'erbolario, perché veramente è troppo untuoso, si scioglie e va via subito. Questo invece fantastico, aveva la giusta consistenza, era uno stick abbastanza durotto, ma molto 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 idratante. Per chi è alla ricerca di un prodotto valido, secondo me questo supera addirittura i quelli di Alchemilla. Questo trovavo che mi riparava veramente le labbra, questo ottimo. Poi ho terminato, veramente non l'ho terminato io, ma l'ha terminato Francesco. Questo è il contorno occhi di Purofi. Ho scoperto che se dice Purofi, dicono tutti Purofi. Io chiamavo Purofi, ma vabbè. Purofi, non lo so. Questo è il contorno occhi My Age. Ragazzi, questo per me era inutile. Mi hanno detto che non era adatto per me alla fine, perché io non ho ancora un contorno occhi da utilizzare, un prodotto anti-age. Però, cioè, Francesco invece sì, ha un contorno occhi che dovrebbe utilizzare già prodotti anti-age, perché ha tantissime rughettine qua intorno. Però questo ha un costo esorbitante per un'azione che per me sinceramente è nulla. Non idratava, non alleggeriva il contorno occhi, non andava a fare un'azione schiarente sulle occhiaie, sulle borse, niente, sulle micro rughette, niente. E non so che cosa avrebbe dovuto fare questo contorno occhi. Terminato questo shampoo di Fitorella Sala Keratina, questo mi è piaciuto tantissimo. Questo aveva un'azione detergente ottima, fantastica. E veramente buono, shampoo ricostruzione con keratina liquida, capelli danneggiati, veramente fantastico. La profumazione ottima, proprio di shampoo che mi piace. Vi lasciava i capelli morbidi, delicati, li puliva molto bene anche quando facevate degli impacchi oleosi magari prima. Non seccava il cuoio capelluto, non seccava i capelli, mi è piaciuto tantissimo. Ora c'è anche quella specie di siero alla cheratina che si potrebbe mettere dopo. Mi ispira tanto, non so se lanciarmi nell'acquisto di quel prodotto perché non sono prodotti biologici, non so, devo vedere bene se hanno dei siliconi. Se
Se voi li avete provati, io questi shampoo della Futurelax non li vedo mai recensiti, però secondo me questo, la cheratina, funzionava veramente bene, 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 bene. Ultimi tre prodotti, ragazzi, ho finito il gel micellare, questo ormai mesi fa, l'ho finito. Il gel micellare allo yuzu di Sephora, profumazione chimichissima, chimichissima di limone. Fantastica, che l'ho comprata solo per la profumazione, che sapevo già essere non naturale. Comunque, questo era una consistenza appunto gelosa, scivolava moltissimo sul dischetto di cotone, era difficile da stendere. Secondo me non struccava neanche a sufficienza il trucco, quindi chi aveva un trucco basta solo avere del mascara e questo già non andava più a struccare. Io lo struccavo a fine giornata quando avevo dei residui di BB cream, quindi mi bastava anche, però per chi ha esigenze di struccamenti più forti, secondo me questo non funziona. Costa 5,90 euro, quindi secondo me anche tanto come costo per un inci che non è assolutamente naturale. Così, per uno sfizio l'ho voluto provare e basta. Poi ho terminato il mio amatissimo Fleur de Vigne di Caudalie. Il profumo, questa è una profumazione che ha solo questo profumo, non è imitata da tante altre parti. Cosa vuol dire non è imitata da tante altre parti? Comunque, veramente una profumazione fresca, agrumata, però con una nota anche un po' dolce. A me è piaciuto tantissimo, ovviamente ha una durata così limitata perché è più un'acqua profumata che un profumo. Però per la primavera, per settembre, così vi dà una sferzata di energia che questo, devo dire, è ottimo. È ottimo anche il nuovo che hanno fatto ormai da un po', che è quello verde, che è un verde carico, però come si chiama? Non mi ricordo, Tè de Vigne non è, non me lo ricordo. Comunque l'ultimo che hanno fatto, anche quello, è molto buono. Poi ho finito, ah sì, ho finito una bomba da doccia della Bomb Cosmetics. Io avevo preso quella all'arancia e zenzero. No, aspettate, Ciocci Shower Mixer. Ok, quindi era praticamente una pastigliotta grossa così, marrone. Questa appunto aveva all'interno oli essenziali di arancia e zenzero. Voi la mettete sul piatto doccia, vi fate la doccia tranquillamente e la pastiglia frizza e vi manda su tutti gli aromi che sono contenuti all'interno di questa bomba. Allora, premettiamo che la sua durata è veramente risicata, cioè dura sì e no, credo 4 minuti, dopodiché è già bella che sciolta. Io che faccio una doccia molto rapida, che in 4 minuti l'ho finita, mi va anche bene. Per chi ama farsi una doccia più lunga, dopo 4 minuti la sua funzione è già esaurita. La profumazione abbastanza, ma era l'unica che potesse un attimo piacermi. Questa pastiglia mi ha completamente intasato lo scarico della doccia, tant'è che dopo l'utilizzo l'acqua non andava più giù. Perché tutte queste, che cos'ha? Bicarbonato, tipo a qualcosa di questo genere. Esatto, sì, è al bicarbonato di sodio, l'acido citrico, quindi a tutte queste farinette che poi una volta sciolte vanno giù, quindi non si sciolgono in realtà, ma vanno giù per lo scarico. E una volta che avete spento l'acqua, queste rimangono lì, si solidificano di nuovo e l'acqua non va più giù. Quindi ho dovuto fare il trattamento, quello per la disingorga, quella roba là, dell'idraulico gel, per poterla. Costa 4,90 euro, quindi non costa proprio poco. E sinceramente io con questa esperienza delle bombe da doccia ho terminato. Ragazze, è un video lunghissimo, mi dispiace, non so come facciano le altre ragazze a fare dei video in cui finiscono in 10 minuti, non lo so. Comunque ditemi voi se devo assolutamente tagliare i miei video, sicuramente lo dovrò fare, però insomma dai, cercherò di impegnarmi di più i prossimi. Io vi mando un bacione, fatemi sapere i vostri commenti, alla prossima, ciao!